Immagina un mondo dove rimani marchiato a vita per la tua fede e la tua conversione a Gesù Cristo. A causa della tua fede, sarai isolato dalla tua stessa gente, discriminato e ostacolato nella tua possibilità di provvedere ai bisogni della tua famiglia. Potresti essere picchiato, violentato, rapito e perfino ucciso per la tua decisione di seguire Cristo. Immagina un mondo dove le minacce di morte e gli interrogatori sono una routine, una vita dove la tua casa o la tua attività potrebbero essere bombardate, incendiate, dove la tortura e la morte ti aspettano al varco, solo perché hai scelto di dire: Gesù, vieni nella mia vita. Questo è il mondo dei musulmani che rischiano tutto per seguire Cristo. Sono i cristiani nascosti. Porte Aperte Internazionale presenta Cristiani Nascosti. Che cosa accade ai musulmani che si convertono a Cristo? Sono nata musulmana, ma ora seguo Cristo. Nessuno della mia famiglia sa di questa decisione, ma non posso fare altrimenti. Se mio padre lo venisse a sapere, mi ucciderebbe. Ma la mia lealtà oggi è per Gesù. Ci sono molti di noi che seguono Gesù, ma pochi sanno che ci siamo. La guerra al terrorismo domina le notizie, ma nel Medio Oriente si sta combattendo una guerra più grande, quella di cui non parlano i giornali, la guerra per le anime. I musulmani sono alla ricerca di Dio, 5 volte al giorno pregano: mostrami la via per la salvezza. Dio sta rispondendo a queste preghiere. Ero membro di un gruppo di terroristi islamici che si faceva chiamare Diwa Islami. Il nostro obiettivo era quello di instaurare uno Stato islamico. Fra il 1991 e il 1992 ho firmato un documento di fedeltà al gruppo di militanti disposti a farsi saltare in aria e a combattere i cristiani e l'Occidente. Attualmente in Iraq abbiamo una generazione che non conosce cosa significa vivere in pace. Sebbene la situazione sia molto, molto pericolosa, oggi noi stiamo assaporando grandi miracoli in Iraq. Veri miracoli. Abbiamo trovato cristiani che cercavano di convertire musulmani al cristianesimo. Ho requisito i loro libri e carpito informazioni per combatterli. Ma quando ho iniziato a leggere la Bibbia, ho scoperto che aveva un ottimo contenuto. I terroristi vennero in chiesa. Quando li vidi, pensai: se resto solo in ufficio con loro, potrebbero uccidermi. Poi si avvicinò quest'uomo duro che mi chiese cosa fare per trovare la pace. Ho sognato Gesù. In un luogo dove c'erano tutti i profeti, a circa 200 metri da me. Erano a cavallo. Allora mi sono chiesto: chi è questo? È Abramo. E questo? Questo è Giacobbe. Chi è questo? È Isaia. Poi ho detto: e questo chi è? Dissi: questo è Gesù. Che meraviglia, è Gesù. Ero così eccitato e felice. Poi, quando lui si è scoperto il viso, ho sentito lo Spirito Santo entrare nella mia vita. Mi sono sentito forte, ho iniziato a invocare: Gesù, Gesù, Gesù. La gioia era indescrivibile, la forza aumentava. Ridevo. Poi mi sono svegliato dal sogno e il mio cuscino era inzuppato di lacrime. Ho chiesto in giro come potevo diventare cristiano. Alcuni amici mi hanno indicato una chiesa. In quella chiesa ho trovato 2 uomini che hanno pregato per me e sono diventato un credente. Abbiamo battezzato 6 ex musulmani negli ultimi 4 mesi. I nuovi credenti sono tutti ex musulmani. Il Signore sta rinnovando la sua chiesa. Il mio cuore è pieno d'amore per i musulmani,
perché sono brave persone, ma i loro cuori sono vuoti, senza amore. Non conoscono Dio. Hanno bisogno della verità e del vero amore.